È arrivato l'ultimo giorno di mercato con grandi propositi in prestito dal Torino. Nicola Rauti, classe 2000, già due esperienze in C, col Monza un gol all'esordio nelle immagini contro il Novara, lo scorso anno col Palermo 34 presenze, 4 reti, a Pontedera nella casa del Montevarchi la prima da titolare in maglia biancazzurra. Rauti è soprattutto una prima punta, attacco della profondità e rapidità di esecuzione, le caratteristiche peculiari. Così il classe 2000, ospite via Zoom della trasmissione Solo Calcio. Anche io mi trovo meglio prima punta e ho sempre pensato che forse le mie caratteristiche si sposano meglio con un attacco a due. Ho sempre fatto tutti i ruoli d'attacco, ovvero dove il mister mi ha sempre messo, e quindi alla fine non lo so ancora sinceramente. Io spero comunque di poter sfondare, di poter fare bene da punta centrale, questo sicuramente. Con Lucca lo scorso anno a Palermo giocavi un po' alle spalle, diciamo più alle spalle rispetto a Lucca che una punta centrale? Sì, all'inizio facevo il trequartista, poi dopo ho fatto un po' l'esterno destro, l'esterno sinistro. Era un po' diverso da questo modulo che stiamo adottando in questo momento. È chiaro che è più bello per me giocare vicino alla porta. Ho avuto un impatto veramente incredibile, sia con la città, con i tifosi, con la squadra. Si nota che il peso della maglia è un peso importante, come lo era secondo me anche per Palermo, che comunque sono due piazze che non meritano questa categoria. Sono convinto che partita dopo partita crescerà sempre di più questo entusiasmo di riportare il Pescara appunto nella categoria che merita, perché penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter provare a fare questa impresa, perché comunque per me è sempre un'impresa. Questo invece è il primo gol tra i professionisti col Monza. Hai sostituito a Novara Finotto, gran destro a incrociare. Sì, no, è stato un momento sicuramente emozionante, perché è avvenuto proprio dopo 50 secondi, quindi è stato veramente un bel momento. È chiaro che mi aspetto di farne tanti altri col Pescara, e me lo aspetto veramente, perché comunque sia vorrei arrivare a una stagione in doppia cifra e fare veramente una grande stagione da protagonista. A proposito, tu e Milico avete fatto faville nel Torino, no? Sì, no, sicuramente anche con lui mi sono trovato veramente bene. Lui penso che abbia una qualità incredibile sono sicuro che tirerà fuori a breve, perché se lo merita, perché anche lui ha sofferto tanto in questi ultimi anni.